Oggi i nostri viaggi ci hanno portato qui nel Pacifico occidentale per esplorare la più grande delle piccole isole della Micronesia, il territorio americano di Guam. Quest'isola ha una superficie di soli 540 km quadrati, ma è piena di un passato incredibile, bellezza naturale e cortese ospitalità. Ogni sera abbiamo condiviso messaggi di speranza sotto questo tendone bianco dietro alla clinica avventista. Molti sono stati toccati e benedetti dal messaggio del Vangelo, mentre Gesù veniva innalzato sera dopo sera. Durante il tempo trascorso qui a Guam, non abbiamo solo avuto il privilegio di condividere il Vangelo, ma siamo anche stati benedetti nello sperimentare in prima persona il Vangelo, grazie all'ospitalità della gente, alla bellezza dei paesaggi naturali e alle straordinarie lezioni della sua storia. Da questa microisola di Guam proviene un macro messaggio di grazia. Quest'isola è stata un campo di battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il giorno dopo il bombardamento di Pearl Harbor, le forze giapponesi entrarono in questo territorio statunitense, affondando le navi e uccidendo i soldati presenti. Ma 6 soldati della Marina sfuggirono alla cattura nascondendosi nella giungla. Purtroppo 5 di loro furono trovati e brutalmente decapitati. Ma uno di loro, l'operatore radio della Marina George Tweed, riuscì a sfuggire alla cattura e a sopravvivere nei 2 anni e mezzo di occupazione giapponese. Durante tutto il periodo gli diedero la caccia fino a quando fu messo in salvo nel 1944. Era l'ultimo residuo rimasto quando la guerra finì. L'ultimo soldato americano sopravvissuto quando la polvere si posò e le acque si calmarono. Oltre alla grazia di Dio, ci furono 2 cose che permisero a Tweed di sopravvivere a questa disavventura. La foresta della Montagna Rocciosa, che gli fornì un rifugio per nascondersi, e lo spirito di sacrificio e gentilezza dei locali, che gli fornirono cibo da mangiare. Uno di questi locali era Antonio Artero. Tony nascose Tweed nel suo ranch, qui nella zona nordorientale dell'isola. Ogni settimana Tony gli portava cibo, acqua e altro di cui Tweed aveva bisogno. Ora, nel farlo, Tony rischiava la sua vita e la vita della sua famiglia, che era composta dalla moglie e da 8 figli che erano con lui. E pur sapendo il rischio, fece tutto il possibile per salvare la vita di un altro. Oggi sono riuscito a incontrare Dwight, il nipote di Tony. Mi ha raccontato la storia e mostrato il terreno nel quale suo nonno nascose il soldato ricercato. Dwight disse che sebbene suo nonno sapesse che era un grande rischio, non poteva respingere Tweed, perché per lui Tweed assomigliava a Gesù con la sua barba lunga. Dire di no a lui era come dire di no a Gesù. Essendo un devoto uomo di fede, Tony sentì che era suo dovere spirituale fare tutto ciò che poteva per aiutare e proteggere un uomo nel bisogno, anche a rischio della sua stessa vita. E questo è esattamente ciò che fece. Che storia incredibile, con lezioni così importanti! Vedete, ciò che è successo qui in Micronesia è un microcosmo della macro grazia di Dio. E camminando sul terreno teatro di questa straordinaria storia di guerra, alcune lezioni spirituali mi sono venute alla mente. Prima di tutto, quando il nemico ci dà la caccia, il Signore promette di essere il nostro rifugio. Il salmista disse: «Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità». Qui c'è un'altra lezione. Quando incontriamo qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto, come Tony, dobbiamo essere le mani e i piedi di Dio per aiutare e proteggere chi non può aiutare e proteggere se stesso. E quando lo facciamo, in realtà stiamo facendo qualcosa per Gesù nella persona dei suoi figli. Perché Gesù disse: «Tutte le volte che l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Infine, come Tony ha altruisticamente rischiato tutto per salvare Tweed, Gesù ha dato tutto per salvare noi. Quando il nemico ha cercato di toglierci la vita, Gesù ha deposto la sua al posto nostro. Ha sofferto perché potessimo essere salvati. Ha sanguinato perché potessimo essere benedetti. È stato abbandonato perché potessimo essere perdonati. Ed è morto perché noi potessimo vivere. Questa è ciò che io chiamo stupenda macrograzia. È macrograzia non solo per la Micronesia, ma per il mondo intero. Per te e per me. È offerta a tutti. A chi si sente piccolo e impotente. A chi ha le spalle al muro e un nemico furente. E a chi, per una caduta morale, è sopraffatto dalla colpa e da una vergogna cocente. È questa macro grazia che ci rialza dolcemente, ci dà forza spirituale per stare saldi realmente e ci proteggerà come un solido muro imponente. E perché questa macro grazia sia nostra, tutto quello che dobbiamo fare è invocare l'Onnipotente. Così oggi ti rivolgo un appello. Invoca il Dio della macro grazia proprio ora e tu sarai salvato.